dovrebbe essere come Mario trivellato. Adesso vi faccio vedere un filmato, la regia se lo prepara. Come bisogna essere oggi, caro Fabio, impara da Mario Trivellato, dal suo coraggio. Vediamo, a parte mi dirà perché la fate, per me sì, è un po' matto, ma vediamo, no, che sono delle basi, sei un po' matto, vediamo, se vuoi commentare per favore, sì. Regia, mi fa vedere che cosa ha fatto Mario Trivellato, per favore? Dura circa 2-3 minuti. Ecco qui, è perché è stato l'anno scorso, avete 66, siamo alla mia età che sto mostrando, siamo già in quota, stiamo avvicinando i 4500 metri, no, ci stiamo avvicinando al prato invece. Ma sei andato proprio? Siamo, ma siccome l'immagine è uguale a quella della quota, qui stiamo in decollo, ma vi assicuro che adesso verrà tagliato e ci troveremo subito in quota. E questo è il lancio che ho fatto col applicato al mio corpo l'ECG transtelefonico, inviavo in contemporanea i miei dati sul computer del centro cardiologico e poi possono essere prese anche dal mio cellulare, io posso vedere come nei mail, dopo posso mostrare anche il cellulare, e in più avevo una specie di marsupio con 15 kg di peso che c'era, che si chiama piattaforma inerziale, che mi hanno, che è stata confezionata il centro studi spaziali dell'Università di Padova, perché da lì è stata ricavata una tesi di laurea, quindi è una cosa direi abbastanza importante, e che ha documentato quello che succedeva al mio organismo, soprattutto a questo corpo che cadeva oltre 200 km all'ora per 3000 metri, perché sui 1000 metri e 4500 sui 1500 metri circa si apre il paracadute, e allora vedrete, le documentava con vettori, con particolari cose scientifiche, l'accelerazione, la posizione, la velocità. Adesso vedrete, quando ci gettiamo, noi faremo, che sono in tandem, delle rotazioni in senso orario, in senso antiorario. Questo è il signore, quello che avete visto fuori l'orologio, è quello che riprende, ecco, là in fondo abbiamo le Dolomiti, perfetto, però ti sei la... C'era qualcuno che ti proteggeva? Sì, ecco, però quello che sta... No, mi proteggeva. Andiamo là, te. È il giovanotto, questo che ha attaccato. Adesso, quando questa è la parte più bella, a mio avviso, perché prendo così a pelle leopardo, si fa la... ecco, vedete che stiamo girando un lato, vedete che il marsupio che ho sono 15 kg di peso, vedete che adesso giriamo dall'altra parte, intanto la piattaforma inerziale sta prendendo tutti i dati che poi verranno decodificati dal centro di ingegneria spaziale, centro studi spaziali di Padova. Vedete il lifting delle guance, infatti dovrò ricorrere al chirurgo esterico per tirare su, col pericolo però che si rompa tutto, penso, quando uno, perché lì è veramente, vedete che bisogna avere gli occhiali, perché se uno non mette gli occhiali è una cosa essenziale per un paracadutista, sennò c'è l'estrusione proprio delle palpebre, è una cosa fondamentale. Lì in contemporanea mandavo il mio elettrocardiogramma a un centro, questo CG transtelefonico, tecnica Bluetooth, nel mio computer, è come un'email, ecco qui l'atterraggio fatto in maniera poco elegante, perché non riuscivo a piegare le gambe, perché avevo questo. L'ECG, guardiamo, eccolo qua, guardate, io vi prego proprio di questo, se potete riprendere, dove posso mettere, orientare, ma dare proprio molto vicini, non si vede però. Non si vede, ma comunque vi posso assicurare, se l'accendi, bisogna accenderlo però, adesso l'avevo acceso, eccolo là, vedete il tracciato, ecco. Come può essere qualsiasi paziente? Questo l'ho fatto per documentare come questa tecnologia di assoluta avanguardia è estremamente utile in moltissimi pazienti che hanno delle aritmie, anche in condizioni, chi guida camion, ma anche qualsiasi tipo di paziente, e queste possono essere documentate fino a 2 settimane, si applica parecchio, i 70 grammi circa sotto la pelle, fa la doccia, lo toglie, 2 elettrodi e poi se lo rimette per 2 settimane, ed in tempo reale questo apparecchio manda come nei mail
al computer l'aritmia che eventualmente ha. Quindi c'è un'ottima, è qualcosa di eccezionale per la diagnosi e la cura delle aritmie, che posso anche modulare la terapia antiaritmica in base ai dati che vengono da qua. Vedi, questo. Ti abbiamo dedicato esattamente 5 minuti per le tue imprese da matto.